l'entrata in vigore del nuovo calendario per la differenziata, la città di Pagani si prepara ad affrontare una nuova era per uscire dal limbo dell'emergenza rifiuti. Un'emergenza che non colpisce solo la città di Sant'Alfonso, ma che abbraccia l'intera provincia salernitana e i suoi 158 comuni e la sua vastità, la più grande per estensione della penisola. Oltre 2.000 cassonetti nei giorni scorsi sono stati dislocati sul territorio cittadino per cercare di fare fronte all'emergenza. A partire da oggi, oltre all'umido e all'organico, che si può conferire dal lunedì al venerdì, e dal vetro, conferibile tutti i giorni presso le campane dislocate su tutto il territorio, per domani i cittadini paganesi potranno conferire anche il multimateriale, ossia plastica, metalli e cartoni per bevande. Dunque l'amministrazione e la società in house Pagani Ambiente sperano nella collaborazione dei cittadini paganesi per migliorare la differenziata e anche la qualità della vita in città. Intanto ieri sera un brutto episodio ha scosso la tranquillità di un intero rione, quello delle palazzine su via Roma. Un'azione mortificante scellerata da parte di cittadini poco inclini alla vita decente della città ha riversato rifiuti e bidoni per strada, bloccando per alcune ore il passaggio delle auto. Solo l'intervento dei dipendenti della società in house a tarda sera ha permesso di liberare la strada e soprattutto di liberare la zona dai cumuli di rifiuti. Un'azione di mano sconosciuta che non è passata inosservata né all'amministrazione neppure alle forze dell'ordine, che stanno facendo i dovuti accertamenti e prendere i dovuti provvedimenti previsti dalla legge.